Quello che stai per vedere è un brano creato apposta per lo studio e la pratica della tecnica del tapping. È un brano che ho creato io per i miei studenti, dove ho inserito 9 difficoltà, tra cui differenze di tempo. Infatti troviamo pattern in tapping in ottavi, terzine, quartine e sestine. Differenti pattern a livello proprio di sequenza di note, di come usiamo la mano destra e la mano sinistra. Inserimento della corda vuoto all'interno dei pattern. Differenze di inizio dei vari pattern, alcuni iniziano con il tapping, altri con la corda vuoto, altri pizzicando la corda con la mano destra, eccetera eccetera. Altra cosa, vedrai l'utilizzo del vibrato sulle note in tapping, anche i bending sempre sulle note in tapping. Vedrai pattern praticamente su tutte le corde, con il suono pulito e con il suono distorto, dove ci sono ovviamente due modi di suonare il tapping differenti, e posizioni molto diverse per riuscire a studiare bene anche il muting con la mano destra, ovvero bloccare le corde che non devono risuonare. Bene, quindi tutte queste variabili sono state inserite all'interno di un solo brano per riuscire a fare un passo in avanti riguardo alla tecnica del tapping, senza annoiarsi, ma studiando un vero brano. Bene, vi lascio all'ascolto, magari potrebbero esserci delle idee anche da estrapolare per qualcuno di voi. Per chi volesse approfondire il lavoro che facciamo all'interno del Guitar Sniper Club, potete andare su guitarsniper.com. Ci vediamo dopo.